benvenuto a questo pubblico enorme per il nostro auditorium dell'Orto Botanico dell'Università di Padova. Io sono Annalisa Owe, sono prorettrice alle relazioni culturali dell'Università e sono davvero felice di accogliere qui oggi pomeriggio colleghi, studenti, cittadini, scienziati, giornalisti, anche a nome del magnifico rettore, professor Rosario Rizzuto, che ci raggiungerà a breve e che mi prega di estendere al nostro ospite e al pubblico un saluto cordialissimo. Mi fa davvero un gran piacere aprire questo evento con Federico Faggin oggi per una serie di ragioni. Innanzitutto perché è un incontro attesissimo, lo vediamo, e questo incontro apre in bellezza, direi, la stagione di Bo Culture, la stagione autunnale di Bo Culture, che è una rassegna di incontri dell'Ateneo, iniziata già un paio di anni fa, e che è un asse portante del palinsesto annuale di attività culturali di comunicazione della scienza dell'Ateneo di Padova, che è una comunità scientifica, ricordiamolo, che ha una storia lunga di quasi 800 anni ed è una storia che è nostro desiderio raccontare, rendere visibile, condividere, far conoscere in dialogo con la Bo Culture, questo che facciamo, in dialogo con il pubblico là fuori, ma anche con la comunità scientifica nazionale e internazionale. Oggi siamo davvero molto fortunati ad avere con noi un grande scienziato, un inventore, un imprenditore illuminato, un uomo sempre proiettato in avanti, no? Sul fronte della ricerca, sul fronte dell'innovazione, sul fronte della conoscenza. Federico Faggin è accompagnato oggi dalla moglie Elvia e a entrambi farei un saluto speciale e un applauso di benvenuto. Alziamoci, dai. Alzo. Anche il nostro alunno, si è laureato in fisica a Padova, sarà un privilegio ascoltarlo oggi, imparare dal racconto delle sue esperienze nella scienza, nella tecnologia, nella vita e anche conoscere il suo pensiero su come possiamo immaginarci da qui a 10 anni in questa nuova era digitale e conoscere anche la sua ricerca sulla natura della consapevolezza. Lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito, lo presenterò come si deve fra un momento, anche se Federico Faggin non ha bisogno di presentazioni. Aggiungo con piacere che questo incontro così speciale è stato fortemente voluto anche dal presidente della Fondazione Comunica, dottor Gianni Potti, fondatore di Digital Meet, quest'anno alla 5ª edizione. Un festival che è diventato in brevissimo tempo un grande evento, punto di riferimento sull'alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese nel nord-est, ma non solo. Ecco, quindi ringrazio Digital Meet e Gianni Potti per aver condiviso con noi il passaggio padovano di Federico Faggin, che dalla California si sta spostando su Genova per il Festival della Scienza. E vi invito a guardare un breve video a cui poi farà seguito il saluto di Gianni Potti. Prego. Gianni Potti a venire sul palco.
noi ti diamo gli occhiali giusti per comprendere il futuro. Questo è il finale dello spot. Io ripeto continuamente in questi giorni, nei 143 eventi, non li ho fatti tutti, vi rassicuro, però in molti di quelli a cui ho partecipato, che questa cosa che abbiamo in tasca, fra 6 mesi o fra 6 anni ne avremo sicuramente una di più evoluta, di migliore. Ma non siamo innamorati della tecnologia, siamo innamorati dei contenuti e della cultura. La finalità del Digital Meet è quello di parlare di cultura e di contenuti, e in questo credo che con Federico Faggin ci accomuni una visione molto simile, noi abbiamo solo da ascoltarlo ovviamente, su questo aspetto. Io ripeto che, lo dico a tanti giovani che sono qui, l'importante non è evitare di farsi travolgere dall'onda, ma surfare l'onda, cercare di capire dove porta il digitale. Io non mi spavento se parliamo di cyberbullismo, se parliamo di fake news, di post-verità, cioè internet ha tante altre cose molto positive, e quindi cerchiamo però di sapere i limiti, cerchiamo di capire dove va il mercato, e Digital Meet sul piano del, come ha detto molto bene, ringrazio Annalisa Obo e l'Università di Padova, il suo magnifico rettore Rosario Rizzuto, di aver accettato questo ingaggio a due di collaborazione per questa, e voi tutti che siete così numerosi oggi pomeriggio. Digital Meet, che è diventato il primo festival di alfabetizzazione digitale del nostro paese, con 143 eventi, 300 speaker, qualcosa come 19.000 persone coinvolte in 5 giorni in tutta Italia, in 10 regioni. Bene, noi ci stiamo battendo perché ci sia un digitale dal basso, che viene proprio da voi, un digitale non top down ma bottom up, un digitale che nasce dalle associazioni, dai professionisti, dalle istituzioni, e ci rivolgiamo a cittadini, pubblica amministrazione e imprese. Questa è la finalità detta in 2 secondi su Digital Meet, però il pensiero conclusivo non posso non farlo a Federico, e ti ringrazio personalmente Federico, e vorrei anch'io permettermi di chiedere alla sala di farti un ulteriore applauso per essere venuto qui oggi a Padova. Con tua moglie Elvia, perché dirò solo 2 cose di tante che potrei dire di Federico Faggin. Intanto, vabbè, poi lui, chi lo conosce lo sa, la semplicità che solo i grandi e la cordialità che solo i grandi hanno, ce l'ha addosso, quindi con quelle cose che ti porti dentro, e questa è la prima reazione. La seconda cosa, vi racconto l'aneddoto nel quale noi ci siamo incontrati al Campiello, al primo Campiello l'anno scorso, 2016, 10 settembre. Abbiamo parlato un attimino per un ipotetico invito a Digital Meet dell'anno scorso, mancava 20 giorni, non era possibile. Mi ha detto chiamami in California e combiniamo. Detto fatto, oggi è qui. Quindi grazie ancora all'Università di Padova, Annalisa Obway, per tutto lo staff che lavora quest'oggi. Siamo qui per questo momento importante di chiusura di questa edizione, quinta edizione di Digital Meet, che meglio non può concludersi, tutti ad ascoltare le cose molto molto interessanti, e soprattutto la visione di futuro che ci vorrà dare Federico Faggin. Grazie. Grazie. Ha detto che avrei introdotto. Sì, qua. Federico Faggin è un po' un'impresa, non ho... Non pretendo di rendere ragione della storia di intelligenza, visione, intraprendenza, successo di Federico Faggin, solo ricordare i passaggi più importanti che l'hanno portato in qualche modo a essere quello che è oggi. C'è chi dice che Federico Faggin è l'italiano più famoso della Silicon Valley, probabilmente è vero. A me piace ricordare che è vicentino, che è nato a Vicenza e che ha studiato anche a Vicenza, all'Istituto Tecnico, il famoso Rossi, e poi si è laureato a Padova con una laurea in fisica, con lode nel 65. Ha cominciato molto presto a lavorare per la Olivetti, aveva appena 19 anni,
e lì ha già cominciò a svolgere attività di ricerca per la progettazione e la costruzione di un computer digitale. Nel 67 passa alla SGS Fairchild di Agrate in Brianza, dove opera sempre nel campo della progettazione e crea un metodo per lo sviluppo e la produzione di componenti in tecnologia MOS, MOS, come si dice? MOS. MOS. Okay. Nel febbraio del 68 va in California presso la divisione statunitense della Fairchild e questo momento determina la sua partenza dall'Italia, la sua cesura in qualche modo con l'Italia, inizia la sua avventura americana. A Palo Alto pagina fino alla tecnologia MOS, applicando la creazione del primo circuito integrato e ponendo le fondamenta per i relativi processi produttivi. Nel 70 si unisce ad alcuni suoi ex colleghi in una nuova società chiamata Intel, che tutti conosciamo, e con loro realizza quello che ufficialmente è conosciuto come il primo microprocessore della storia, l'Intel 4004. Fonda poi la Zilog, una nuova società che si concentra esclusivamente sullo sviluppo di microprocessori, diventando in breve tempo leader di mercato grazie allo Z80, Zilog 80, con molta probabilità il microprocessore di maggior successo di tutti i tempi. Negli anni 80 fonda altre aziende, tra cui la Synaptics, per la produzione e la vendita di interfacce basate sulla comunicazione di sistemi sensoriali, umani e tecnologici, quali appunto il touchpad e il touchscreen che noi usiamo costantemente oggi. La sua scommessa più recente, direi, è la Federico Elvi Faggin Foundation, fondata nel 2011. La fondazione sostiene vari programmi di ricerca per la comprensione della coscienza attraverso la ricerca teorica e sperimentale. Vi ricordo alcuni dei prestigiosissimi riconoscimenti nazionali e internazionali al lavoro di Faggin. Nell'88 medaglia d'oro del Consiglio Nazionale della Ricerca per le Scienze e la Tecnologia, nel 92 il titolo di grande ufficiale della Repubblica Italiana, nel 97 il premio Kyoto per le tecnologie avanzate, il premio MASI Civiltà Veneta e finalmente il 19 ottobre del 2010 il presidente Barack Obama premia Federico Faggin e il suo team con la National Medal of Technology and Innovation, massimo riconoscimento statunitense nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Quindi una vita esaltante, direi, quella di Federico Faggin. Ora ascoltiamo come ce la racconta lui stesso. Grazie. Grazie, grazie dell'introduzione. È un grandissimo piacere essere qui a Padova, dove ho passato 4 anni molto intensi, ma bellissimi, devo dire, che ricordo ancora con gioia, tranne il primo, perché ho cominciato l'università qui in ritardo e quindi la mia prima lezione di analisi fu un disastro a gennaio, non capivo niente e quindi ho fatto il primo anno da autodidatta. Però poi sono riuscito a laurearmi in meno di 4 anni lo stesso, ma gli ultimi 2-3 anni sono stati una gioia, perché veramente ho potuto frequentare, essere insieme ai miei compagni e ho studiato molto di più di quello che era necessario, perché proprio mi piaceva studiare. Bene, io sono qui, sto vivendo la mia 4ª vita, La mia prima vita è stata la vita iniziata a Vicenza, con la mia nascita, la mia educazione, le prime esperienze lavorative e un po' vi è stata raccontata dalla prolettrice. La seconda vita è iniziata nel 68 con la mia andata in California, lavorando nell'R&D della Fairchild Semiconductor, che è la ditta che ha creato veramente anche un po' della cultura
della Silicon Valley, cultura imprenditoriale della Silicon Valley, una ditta che ha inventato il circuito integrato nel 62. Tra l'altro l'inventore era uno svizzero, un ingegnere svizzero, Jean Herny, il quale ha inventato questa speciale tecnologia per creare molti transistori allo stesso tempo in una fetta di silicio. E lì alla Fairchild ho sviluppato la tecnologia MOS Silicon Gate, che è quella che poi ha permesso di fare il microprocessore, le memorie non volatili e così via, tutti i circuiti integrati importanti che sono seguiti sono dovuti a questa tecnologia che io ho fatto quando avevo 26 anni alla Fairchild, quindi questo è l'inizio della mia seconda vita, una vita di inventore e di ricercatore. Poi ho fatto i primi quattro microprocessori dell'Intel, tra 4004, l'8008, l'8080 e la 4040 e molti altri circuiti integrati nei 5 anni che ho lavorato all'Intel. Però l'Intel era una ditta che voleva fare microprocessori per vendere memorie, quindi non aveva ancora capito l'importanza dei microprocessori e ho dovuto lottare veramente per questi anni per fargli capire l'importanza dei microprocessori. Poi mi sono stufato, ho detto vabbè, adesso faccio partire la mia ditta dedicata interamente ai microprocessori, perché se devo lottare dentro e fuori è un po' troppo. E quindi ho creato la mia prima azienda, la Zilog, e così è iniziata la mia terza vita. Alla Zilog ho sviluppato la Z80, la Z8, microprocessori di grande successo che sono ancora in produzione oggi, più di 40 anni dopo la loro introduzione. Naturalmente mi è venuto il bug, come si dice da noi, il virus dell'imprenditore, del serial entrepreneur, come si dice da noi, cioè l'imprenditore seriale che non si accontenta di una ditta. Tra l'altro io non sono la persona che ama condurre una ditta quando è diventata grande, quando è grossa, che diventa un problema puramente gestionale. A me piace creare nuovi prodotti, portarli nel mercato. Una volta che hanno successo mi stufo di dover gestire una ditta e quindi assumo il nuovo CEO, mi do un calcio upstairs, come si dice, e divento chairman e lì posso pensare che diavoleria pensare successiva. Dopo la Zilog ho fondato la Signet Technology nel campo delle telecomunicazioni personali, un precursore, se vogliamo, dell'iPhone, e anche se non era un iPhone, era un aggeggio che si attaccava al personal computer IBM e creava un environment di telecomunicazioni insieme al computer. E poi ho fondato la Synaptics. La Synaptics, volevo fare alla Synaptics dei chip che imparano da soli. La Synaptics, partita nell'86, era una ditta che voleva fare ricerca nel campo delle reti neurali, che allora erano considerate delle cose stupide da fare, perché i saggi dell'intelligenza artificiale stavano seguendo l'idea dei sistemi esperti, l'idea dei top-down programming, cioè della programmazione dall'alto al basso, mentre le reti neurali era l'inizio di una idea che era già partita negli anni, fine anni 50, che però non aveva mai dato frutti finora, e che partiva invece dal basso all'alto, cioè mandando dei dati a queste reti speciali neurali, le correlazioni inerenti ai dati venivano catturate da queste strutture fisiche e la rete imparava da sola. Quindi ecco che il computer poteva diventare un qualcosa che poteva imparare da solo. A quel tempo mi sono interessato di biologia, di neuroscienza, perché ovviamente sono soggetti che non ho mai studiato a scuola, tranne nelle scuole medie e superiori, ma non la biologia che ho fatto io era elementarissima. E quindi per 4 o 5 anni ho studiato per conto mio biologia e neuroscienza, per capire un po' come funziona il cervello. A un certo punto mi sono chiesto, ma
la consapevolezza, come funziona? Nessuno, uno studia sti libri e la parola coscienza non è mai usata. Libri di neuroscienza, la parola consapevolezza non è mai usata. Naturalmente adesso io parlo di libri dell'86, adesso si comincia a parlare anche di coscienza, ma allora la parola coscienza era tabù. Perché? Perché dal punto di vista del fisicalista la mente è quello che fa il cervello. Dal punto di vista materialistico il cervello ha tutto dentro, quindi ovviamente se noi partiamo dal punto di vista che tutto è materia, è ovvio che il cervello deve avere la consapevolezza che scaturisce in qualche modo dalla materia. Quindi la consapevolezza, per quei pochi che ne parlavano a quel tempo, veniva considerata una proprietà emergente di un sistema complesso. Ed era l'unico modo in cui veniva spiegata, ma questa non è una spiegazione, è una pseudo-spiegazione, perché è come dire che esce dal cappello di un mago, no, cioè come proprietà emergente di un sistema complesso, vabbè, ma la coscienza è un qualcosa che qualitativamente è fondamentalmente diversa da una proprietà fisica, come una proprietà emergente, la temperatura è una proprietà emergente di molecole che si urtano tra di loro, no? Però quella è una proprietà, cioè la temperatura che cos'è? La dico, è una proprietà emergente di molecole che si scontrano ed è, sarebbe l'energia media, cinetica media di queste molecole. Ma questa è una proprietà fisica, si può anche misurare fisicamente, ma come si fa a dire che la consapevolezza è una proprietà della materia se ha delle caratteristiche non materiali, fondamentalmente non materiali? Quindi io mi sono interessato di queste cose e mi sono detto, siccome a quel tempo pensavo che la consapevolezza, anch'io, visto che ho studiato fisica, mi ero convinto che tutto quello che esiste è materia, e la consapevolezza deve essere una proprietà emergente, anch'io, anche se non capivo la spiegazione, però mi sono detto, vabbè, se è così, io devo riuscire a creare un computer che è consapevole, perché se tutto viene dalla materia, da un sistema complesso che può imparare con le reti neurali e un computer, perché no? E mi sono messo a pensare, riuscirò o no a fare un computer consapevole? Quindi mi sono dato da fare, naturalmente era un progetto, diciamo, personale, non era un progetto finanziato dai finanziatori della ditta, però dedicavo un 10-15% del mio tempo e per 2-3 anni ho cercato di capire come funzionava questa storia. Più ci pensavo e più impossibile la cosa era per me, come per gli altri, peraltro. Ho capito subito che la differenza fondamentale tra la consapevolezza e la macchina è il fatto che noi abbiamo sensazioni e sentimenti. Per esempio, se io annuso una rosa, i segnali elettrici dei sensori molecolari che abbiamo nell'epitelio nasale, che vengono poi processati, elaborati dalla corteccia entorhinal, non so neanche come si dica in italiano, entorinale forse, comunque la corteccia cerebrale che è dedicata all'odore, questi segnali elettrici vengono trasformati in un gruppo di segnali elettrici finali che però noi percepiamo come l'odore della rosa, ma i segnali elettrici non hanno odore. Quindi da dove viene l'odore della rosa? Da dove viene il sapore del vino? Viene dai segnali elettrici prodotti dalle papille gustative, dalla parte dell'area del cervello che elabora questi segnali elettrici? No. Ovviamente no. Come facciamo a dare sensazioni e sentimenti a un computer? E più ci pensavo e più impossibile era il problema. Allora ho deciso che dovevo
assolutamente esplorare la natura della consapevolezza, e l'unico esempio di consapevolezza che ho, che avevo e che ho, è la mia consapevolezza, perché io so che sono consapevole, non so se il mio amico seduto davanti è consapevole, però so di esserlo io, e lui naturalmente sa di essere consapevole, ma non sa se io sono consapevole. Noi non sappiamo se conosciamo perché abbiamo coscienza. Potremmo essere delle macchine in realtà. Perché la consapevolezza è un'esperienza in prima persona. La scienza fa scienza in terza persona, esamina, fa un foro nel cervello, ci guarda dentro, oppure riceve segnali elettrici attraverso varie forme dal cervello, lo guarda in terza persona, ma la persona, quello che riceve sono segnali elettrici o segnali magnetici di altra natura. Ma noi abbiamo, come ho detto, sensazioni e sentimenti. Noi la consapevolezza la sperimentiamo in prima persona. E quindi ho fatto ho fatto delle scuole speciali, ho seguito corsi speciali, eccetera. E soprattutto la cosa che mi ha veramente dato la spinta è stata un'esperienza speciale che ho avuto, dovuta secondo me al fatto che ero molto intenso a cercare di capire cos'era la consapevolezza, dove ho avuto un'esperienza che mi ha fatto vedere il mondo come parte di me. Il mondo era, io ero il mondo, ma anche l'osservatore del mondo. Quindi questa esperienza mi ha detto che la consapevolezza ha delle proprietà che vanno molto, molto al di là di quelle che sono le esperienze ordinarie di consapevolezza. Allora, seguendo questa strada, ho capito e ho avuto moltissime altre esperienze straordinarie che mi hanno rivelato, attraverso queste esperienze di prima persona, che la consapevolezza è ricchissima. Uno può addirittura la consapevolezza può anche uscire dal corpo. Ci sono molti esempi di gente che ha riportato queste cose, quindi non è una cosa straordinaria, è una cosa che succede abbastanza spesso, però raramente le persone ne parlano perché vengono considerate dei pazzi, no, invece no, io ne parlo perché è successo e non ho preso droghe, sono cose spontanee che sono successe, e quindi sono cose che abbiamo tutti e che sono cose straordinarie, che aprono una visione sulla realtà che normalmente non abbiamo quando crediamo di essere semplicemente delle macchine, come ci fa credere, come ci fanno credere molti scienziati, non tutti. Quindi, attraverso questo percorso, il problema è diventato ancora più complesso, perché devo spiegare anche queste esperienze straordinarie. Com'è possibile spiegare queste esperienze che non sono al di fuori di quello che è proprio il modo di concepire la realtà della scienza? Ed è stato così che nel giro di dopo 20 anni più o meno di questo lavoro personale, tra l'altro negli ultimi 15 anni, i primi 15 anni di questo lavoro, io gestivo la Synaptics, che era una ditta di grande successo, però dedicavo un 40% del mio tempo a questo studio personale sulla consapevolezza, quindi ero molto impegnato sia fuori che dentro. Quindi quella che chiamo la mia quarta vita, la terza vita essendo quella dell'imprenditore, la mia quarta vita è iniziata mentre vivevo la mia terza vita. Quindi ho condotto per una 20 anni, ho avuto una doppia vita. ho avuto una vita che era rivolta all'interno di me e una vita che era rivolta all'esterno di me. Peraltro, se noi guardiamo noi stessi, sappiamo che abbiamo due mondi. Abbiamo un mondo interno che è fatto di sensazioni, sentimenti, emozioni, pensieri, sentimenti spirituali, quando ci sentiamo connessi con una realtà che è più grande di noi. Questa è la realtà che abbiamo dentro. E poi c'è la realtà fuori, la realtà fatta di persone, oggetti, il mondo fisico.
Però se pensiamo un attimo, il mondo fisico lo portiamo dentro di noi attraverso i sensi, lo riduciamo a sentimenti e sensazioni che poi proiettiamo in qualche modo fuori di noi, ma in realtà il mondo che esiste lì fuori è dentro di noi, l'abbiamo creato noi. Di fatto, se noi perdiamo la coscienza, perdiamo sia il mondo interno che il mondo esterno, tutto di colpo. Non è che possiamo chiudere uno o l'altro. Se chiudiamo il mondo interno, chiudiamo anche quello esterno. Possiamo invece mantenere il mondo interno e il mondo esterno può svanire. Quindi qual è la realtà più vera? È quella interna o quella esterna? Allora, queste sono domande, non sono risposte, sono domande. A un certo punto mi sono convinto che la consapevolezza, la coscienza, deve essere una proprietà fondamentale di quella energia, chiamiamola come vogliamo, di quella sostanza di cui tutto è fatto. La fisica ci dice che l'universo è scaturito da una spontaneamente dal quello che si chiama il vuoto quantico, da una specie di piccolo disturbo del vuoto quantico, va bene, e nella sua esplosione da questa neanche particella, da questo punto, diciamo, di uscita, espandendosi ha creato spazio, tempo, materia e energia. Quindi spazio, tempo, materia e energia sono state create insieme da questa struttura, questa disturbo del vuoto quantico. Quindi vuoto quantico è come il cappello del mago da cui esce un universo. Allora mi sono chiesto, ma perché questa sostanza non può essere consapevole? Cosa vuol dire consapevolezza? Consapevolezza vuol dire che questa energia di cui tutto è fatto, questa sostanza, io la chiamo oggi, la chiamo nous. Nous in greco vuol dire mente, o vuol dire anche puro intelletto. Questo nous, che cos'è? Deve essere un qualcosa che, come proprietà ancora più importante di spazio, tempo, materia, energia, deve avere la proprietà di autoriflessione, deve avere la proprietà che ha la capacità di comprendere se stesso, di percepire e comprendere se stesso, come energia. Ecco quindi che se partiamo con questa idea che la capacità di comprendere, non la comprensione viene dopo, ma la capacità di comprendere deve venire prima della comprensione. Se questa capacità di comprendere esiste già in fieri, in questa energia di cui l'universo è scaturito, ecco che possiamo partire con la coscienza o la consapevolezza come una proprietà ancora più fondamentale dello spazio, tempo, materia e energia. E possiamo spiegare perché esista il mondo interno e il mondo esterno, perché il mondo interno è questa capacità di autoriflessione e il mondo esterno è la riflessione che risulta da questa capacità di autoriflessione. Quindi con questa idea sono partito e ho cominciato e ho deciso poi di fondare una fondazione, perché oggi il materialismo è sovrano, il fisicalismo è sovrano. Se un ricercatore, un professore universitario che ha un'idea simile a questa che ho appena esposto, volesse fare ricerca in questa direzione, nessuno gli dà i soldi. Perché tutti sanno che tutto è materia, quindi che cazzata è che mi dici? Quindi c'è questa attitudine, va bene, nel mondo, che una cosa così non si può studiare, perché è assolutamente proibito, è un dogma che tutto è materiale. E allora io ho deciso di fondare una fondazione che dà i soldi
a questi bravi professori di università americane, tra l'altro in America sono forse ancora più chiusi che non in Italia a questo livello, sono ancora più formali e ci sono, come dire, i guardiani della scienza che non permettono che articoli che parlano di queste cose vengano pubblicati in molte delle riviste di prestigio, e quindi ho deciso di fondare, di creare questa fondazione in modo da dare supporto monetario a chi vuole fare ricerca in questa direzione, e ho creato anche una cattedra di fisica dell'informazione all'Università di Santa Cruz, UC Santa Cruz, che è una delle top a livello della cosmologia e dell'astrofisica nel mondo. La fondazione dà supporto alla UC Irvine, c'è cioè un gruppo dove il professor Don Hoffman è a capo di questo gruppo, è un scienziato cognitivo ma anche con un background di matematica, come matematico, e poi all'Università di Chapman, che hanno un grosso centro di meccanica quantistica, dove c'è il professor Aronov e altri, per cui sto creando una struttura e una naturalmente informale dove cerchiamo di creare una teoria della realtà, un modello della realtà che poi deve essere matematicizzato, dove la fisica parte da principi cognitivi invece che da principi materialistici. Perché, no, perché partendo dai principi materialistici abbiamo cancellato l'anima, l'abbiamo cancellata, l'abbiamo gettata via e dichiarata off limits, senza nessuna ragione di farlo, perché sappiamo che abbiamo un mondo interiore, abbiamo dentro di noi un mondo interiore che non può essere cancellato così facilmente. Come facciamo a buttare via il mondo interiore che è la coscienza, che è quella che dà significato alla nostra vita, la buttiamo via e diciamo che dovuta è a particelle che si scontrano tra di loro? Ma siamo matti? Ma vogliamo essere macchine? E allora cosa succede? Succede che succedono fenomeni come in California, no, nella Silicon Valley, dove c'è la Singularity University, dove ci sono i predicatori della Singularity University che ci raccontano che fra 35 anni, forse 37 anni, va bene, riusciremo a scaricare la nostra consapevolezza e la nostra esperienza in un computer e vivere per sempre. Ma ci sono milioni di persone che credono a queste stupidaggini. Milioni di persone, scienziati, gente che dovrebbe avere la testa a posto. Questo sta succedendo, va bene? E se stiamo a guardare questa gente che ha autorità, perché ha l'autorità della scienza, dell'ingegneria, eccetera, ci raccontano che questi robot fra 40 anni saranno più capaci di noi, e praticamente l'umanità è da buttare via perché i robot sono molto meglio di noi e supereranno l'uomo e magari lo distruggeranno, quello non 40 anni, fa, magari fra 200 anni, quindi abbiamo altri 200 anni di vita. Ma vogliamo credere queste cose o no? Ma siccome la scienza si basa su verifica sperimentale, va bene, e si basa su un ragionare logico e non su dogmi, bisogna, se io ho ragione perché basandomi sulla scienza dimostro agli scienziati che quello che credono sono dogmi, cioè devo farlo esattamente allo stesso modo come fanno scienza loro, e per questo sto, attraverso la fondazione e attraverso anche il mio lavoro personale, sto cercando di cambiare da così a così un dogma che dice che la coscienza è prodotta solo e soltanto dal cervello. Mi sembra che sarebbe una cosa utile saperlo, visto che se non è così, la coscienza è immortale e quindi la nostra immortalità è garantita dal fatto che la coscienza non è materia. La coscienza produce la materia. È esattamente l'opposto che dice la scienza. La scienza dice che la materia produce la consapevolezza. Il mio modello, se è vero, dice l'opposto. Dice che
La materia è prodotta dalla consapevolezza. E che cosa se ne fa la coscienza della materia? La usa come simboli. Il mondo fisico è semplicemente un linguaggio, è un linguaggio di sé, coscienti che comunicano tra di loro. Perché la meccanica quantistica è probabilistica? Esattamente come è probabilistica l'informazione. Se io prendo un libro e lo apro e guardo i simboli, io posso, conoscendo la teoria dell'informazione, posso prevedere la probabilità che ci sia una E o una P o una D dopo una A e così via. Quindi probabilisticamente io posso assolutamente dimostrare che il libro segue leggi probabilistiche. Ma il significato del libro non è nei simboli. Il significato del libro lo mettiamo noi. È la nostra coscienza che dà il significato al libro. Quindi, la materia, comportandosi probabilisticamente, dà una dimostrazione non finale e non, diciamo, non ancora ultima dimostrazione, ma dà un'indicazione molto chiara che la materia a livello quantico si comporta esattamente come informazione, perché si comporta probabilisticamente e quindi la materia è molto, molto, molto possibile che sono simboli che la consapevolezza usa per comunicare con altre consapevolezze. Di fatto, chi mette il... Io, in altre parole, il libero arbitrio è la mia capacità di scrivere un libro il cui significato è interamente creato da me. Il mio libro obbedirà le regole del linguaggio, quindi le regole dell'informazione. Assolutamente. Il mio libro, se uno lo guarda come struttura simbolica, sarà esattamente, obbedirà alle regole della fisica del libro. Ma il significato è imprevedibile, il significato che io voglio dare al libro. Il libro che io scriverò fra 10 anni, che non so ancora quale libro sarà, va bene, sono sicuro che obbedirà alle leggi della fisica del libro. Però il significato è quello che conta. E quello è libero. Il libero arbitrio è nel significato, non è nelle strutture fisiche. Mi fermo qui perché altrimenti il mio benvenuto eccedo il mio benvenuto. Per la passione con cui ci ha comunicato la scommessa che ha lanciato al mondo là fuori, ma anche a se stesso. E credo che sia il momento di invitare Tommaso Erceg a venire qui, grazie, facciamo un cambio, a raccogliere questi input così suggestivi, provocatori, e a parlare un po' con Federico Falgin. Vi presento brevemente Tommaso Erceg, che ha un dottorato di ricerca in ingegneria delle telecomunicazioni all'Università di Padova, attualmente è professore associato presso il DEI, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università. Una prima cosa, diciamo, iniziale, la prima domanda iniziale potrebbe essere: allora, l'idea di studiare la consapevolezza è, mi concede il termine, ardita, è molto difficile. E ci saranno delle difficoltà e ci saranno dei traguardi che uno si può aspettare ragionevolmente. Allora, al momento, con le persone che ci stanno lavorando, a che punto siamo? Cioè, si è riusciti a dire qualcosa e magari l'esempio di un qualcosa che si è riuscito a dire, pur capendo che la tematica è complessa, per cui è possibile che siano più le difficoltà dei risultati positivi, questo è comprensibile.
però volevo un po' capire intanto come procede il lavoro. Sì, va bene. Allora, diciamo che lo studio scientifico della consapevolezza è iniziato, grosso modo, direi una ventina d'anni fa. Uno dei primi ricercatori è stato Crick, per esempio, che è stato il coinventore o scopritore con Watson del DNA, e lui insieme a Koch hanno studiato quello che chiamano i correlati della consapevolezza, cioè cercare di capire quali stati del cervello corrispondono a quali stati, diciamo, quali stati fisici del cervello corrispondono a quali stati di coscienza che la persona riporta, perché ovviamente lo stato di coscienza è uno stato di prima persona, quindi uno deve credere alla persona che gli dice adesso mi sento, ho paura, e allora vedere cosa succede nel cervello quando uno dice sento paura. E Francis Crick, il professor Francis Crick è morto recentemente, e Koch è il capo del Brain Center, Brain Research Center, Allen Brain Research Center a Seattle, quindi ha un nutrito gruppo di ricercatori, e la loro ricerca si sta muovendo in quella direzione. Devo dire che questi due ricercatori che hanno fatto un po' scuola erano entrambi fisicalisti, e recentemente Koch è arrivato alla stessa conclusione a cui sono arrivato io. Non ha nessun modello, però è arrivato alla conclusione che secondo lui la consapevolezza anche per lui è una proprietà irriducibile della realtà. Quindi è una proprietà della materia prima ancora, cioè non è dovuta alla materia, ma è una proprietà, cioè è una forma di panpsichismo, no? Panpsichismo, si dice panpsichismo in italiano? Panpsichismo? Cioè che la consapevolezza è ovunque, che anche la materia è consapevole, panpsychism in inglese. Quindi anche questa persona che per 20 anni, ormai siamo addirittura 25 anni, che sta studiando queste cose, è arrivato a questa conclusione tentativa che non può spiegare la consapevolezza attraverso meccanismi materialistici. Quindi diciamo che lo studio della consapevolezza negli ultimi 5-10 anni sta diventando accettabile, mentre prima era 20 anni fa era inaccettabile, era una cosa che potevano fare solo chi aveva le spalle coperte, perché erano tenured professors e quindi nessuno li poteva cacciare via. Una persona come Crick, che è che manda via Francis Crick, no, che perché vuole studiare la consapevolezza, tra l'altro la voleva studiare come struttura fisica, e quindi andava benissimo. Però adesso anche molte istituzioni cominciano a prendere seriamente la consapevolezza e quindi la studiano, però sempre con questa bias, con questa idea che sia prodotta dalla materia. Invece, un'altra domanda sull'idea, diciamo, a lungo periodo, sì, lunghissimo periodo, diciamo. La necessità, mi pare di capire, poi mi risponde se ho interpretato giusto, che lei vede è quella, idealmente, di riuscire a creare, lei la chiama Mathematical Theory of Consciousness, nel senso un modello, diciamo, semplifichiamo, una formula matematica che riesca a descrivere questa consciousness, un modello fisico-matematico che riesca a descrivere la consciousness, che sia anche misurabile e quindi in qualche modo si possa avere anche una previsione, quindi si possa capire meglio come funziona la macchina, se vuole, secondo la sua terminologia, la macchina della vita. Quindi
la mia domanda è intanto se questa visione è corretta e se il fine ricade nel tradizionale metodo scientifico, il fine, diciamo, dell'azione, cioè se lei pensa che si riesca a creare una teoria, che ragionevolmente deve essere vero, anche se è una cosa difficile, come tutte le teorie sono difficili, ma mi interessava capire se quello, il fine ultimo a cui lei sta pensando è una teoria scientifica, nel senso misurabile tramite metodo scientifico. Certo. Sì, voglio creare una teoria matematica che descrive una parte del modello necessario per spiegare la consapevolezza. Perché l'aspetto che ha a che fare con l'esperienza di sensazioni e sentimenti, quello sarà molto difficile che sia misurabile, cioè non è, possiamo misurare l'amore, il sentimento che proviamo di amore o di odio, possiamo al massimo dire che ho tanto odio o poco odio o tanto amore o poco amore, ma è una cosa misurabile, dubito, però possiamo misurare quelle che sono le espressioni, i simboli che usano enti consapevoli per comunicare tra di loro. Siccome questi simboli che vengono usati sono simboli che sono una rappresentazione di quelli che sono i sentimenti, quelli che si chiamano i qualia della persona, sentimenti e sensazioni della persona, ecco che possiamo almeno, abbiamo un mondo che è il mondo fisico, il mondo dei simboli, che è misurabile. Quindi se il modello che propongo è giusto, il modello che propongo darà un modello del mondo fisico che è ispirato al mondo della coscienza, al mondo dei sentimenti e delle sensazioni, che però sarà misurabile solo nei suoi effetti simbolici, ma non in quello che è il sentimento per sé, perché il sentimento per sé non è misurabile. Mi sono spiegato? Sì, cioè io penso di sì. E questo si ricollega a un'altra domanda a cui avevo pensato, che diciamo, vede una, ma in positivo, una contraddizione nel modo, se vuole, nel linguaggio, sì, in cui viene detta questa cosa, perché l'ha detto oggi, l'ho anche letto, sì, nel sito della Fondazione, e ci sono vari punti in cui si fanno delle considerazioni tipo l'uomo non è solamente una macchina, e quindi questo ci porta a una necessità di studiare una nuova fisica, certo, nei termini che diceva. La nuova fisica però ovviamente, come ci ha appena spiegato, è in qualche senso sempre comunque meccanicistica, cioè noi generalizziamo il modello che avevamo prima, troviamo un modello che in qualche modo potrebbe spiegare parte di questo aspetto di consapevolezza e creiamo un nuovo modello meccanicistico e il nuovo modello ci spiega qualcosa di più. Certo. E che è comunque un traguardo positivissimo e quindi va tutto bene. E però è pur sempre un modello, quindi non siamo solo macchine ma cerchiamo un modello che è alla fine quello di una macchina. Sì. E dentro questa contraddizione, in realtà, una cosa che ho notato è che uno dei possibili temi, però magari mi sbaglio, su questo volevo un commento, era che forse uno dei temi che lei aveva a toccare è quello del linguaggio della fisica, cioè come la matematica e la fisica viene spiegata a non matematici, non fisici, e il problema che forse anche legato alla citazione che ha fatto prima del Santone, è che molte volte la matematica e la fisica possono venire dati delle finalità che in realtà non hanno e delle finalità che in realtà non hanno. Va bene. Allora, la ragione per cui sostengo che non siamo macchine e nello stesso tempo
siamo anche strutture fisiche, il nostro corpo, è molto profonda in realtà, perché il computer è una macchina, perché è un sistema completamente riduttivo, è fatto di parti, le parti sono i transistori, che sono smontabili, anche se non si possono letteralmente tirar via dal chip, però uno può mettere dei boundary immaginari che include quel transistore che si potrebbe togliere e sostituire, e quindi sono strutture che di dove noi abbiamo creato all'interno di questa struttura fisica, abbiamo creato un mondo particolare, va bene, che segue le regole che abbiamo imposto noi, che sono regole booleane. Se uno guarda un chip e fa delle misure, non c'è un bit da nessuna parte. Credete che ci siano dei bit? Tutti ci raccontano che ci sono dei bit. No, ci sono tensioni che variano continuamente da punto a punto, va bene? E siamo noi che abbiamo definito che cos'è un bit per un transistore o per una porta logica. Siamo noi che abbiamo stabilito che tra questo livello di tensione e quest'altro c'è un 1, c'è un valore 1. C'è una fascia dove non è né 0 né 1, poi c'è un altro valore tra questo e questo dove il valore di tensione corrisponde a uno 0. Se progettiamo il circuito nel modo tale che ciascun transistore riconosca senza ambiguità questa convenzione che abbiamo stabilito noi, ecco che possiamo creare un computer che funziona. Va bene, non c'è uno 0 o un 1. La realtà è olistica. Mettiamo noi dei boundaries alla realtà. La vita è fatta di particelle elementari che sono particelle quantiche e pochissimi oggi studiano la vita come sistema quantico, l'hanno sempre studiata come sistema classico. C'è un nuovo campo nella biologia, si chiama quantum biology, sono da poco che è iniziato, un altro dogma della scienza, dove la vita è stata studiata come sistema classico. Invece la vita, secondo me, e di questo sono assolutamente sicuro, la vita è un sistema aperto, informatico, quantico, dove le proprietà quantiche della materia hanno funzionalità essenziale in un sistema vivente. Quindi il sistema vivente non è un computer. Noi abitiamo un corpo che ha continuità informatica dal livello delle particelle al livello dell'organismo. Se io prendo un protone e so dove cambiarlo in una molecola di DNA, io posso far morire una persona fra 3 anni. Tanto è la... In altre parole, la vita usa particelle elementari nemmeno come qubit, le usa come strutture sia informatiche, sia energetiche e sia organizzative, perché le particelle vengono usate per creare struttura fisica. Noi non abbiamo nessuna idea di quale sia la natura dell'informazione che la vita usa. Noi applichiamo le nostre idee del computer, le proiettiamo a un sistema vivente e lo proclamiamo computer quando non è un computer. Quindi, indirettamente lei dice, quello che un po' si diceva prima, le nostre conoscenze sono limitate. Sono limitate e imponiamo i nostri dogmi alla realtà, come abbiamo sempre fatto, va bene, come abbiamo sempre fatto e come poi sono sempre stati, come dire, ribaltati. Per fortuna oggi viviamo in un mondo dove la scienza ha un principio sano, che è quello che l'esperimento verifica una predizione fatta da una teoria. E quindi se uno ha un dogma, prima o dopo viene scardinato. Per esempio il dogma che il DNA, va bene, è il DNA... Ah, il 98% è junk DNA. Io quando ho letto quando ho letto 30 anni fa i primi libri di biologia, ho letto che il DNA umano, tutto il DNA che conta, è il DNA che si chiama coding DNA, cioè
cioè il DNA che codifica per le proteine, che è il 2% del DNA. Io mi sono messo a ridere perché dico, ma che stupidaggine è questa qua? Se io scrivo un programma, la gran parte del programma è quello che regola le subroutines, cioè gli oggetti che io voglio manipolare, cioè la parte di controllo del programma è quella che ha bisogno di più codice. Quindi, secondo me, il DNA che chiamano junk deve essere DNA di controllo. Va bene? Adesso stanno scoprendo che il junk DNA non è junk DNA. Di fatto, l'ultima scoperta più importante della biologia, questo che si chiama CRISPR-Cas9, che è questo editore del DNA delle cellule eucariotiche, scoperta degli ultimi 3-4 anni, sta rivoluzionando letteralmente la biologia ed era parte del DNA che si chiamava junk. Per cui la tematica di fondo qui è finanziamento, cioè un metodo di finanziamento alla ricerca di base, cioè dice, secondo me in questo contesto c'è possibilità di avere nuovi avanzamenti tecnologici e di comprensione della vita, e quindi io tramite la mia fondazione voglio cercare di andare a stimolare questa particolare direzione di ricerca. Allora, lei è esperto in finanziamento industriale, quindi c'è una storia dietro. Allora, ci potrebbe raccontare un po' le difficoltà, i metodi, come e cosa funziona, a quanto ne sa lei, rispetto alla sua esperienza, per riuscire a finanziare efficacemente queste realtà e magari anche avere così un'idea di confronto tra quello che succede in America e quello che succede in Italia. È una domanda molto vasta, visto la limitazione del tempo, direi che io naturalmente finanzio con la fondazione soltanto quelle persone che hanno naturalmente la capacità dimostrata di avere idee solide, hanno una carriera stellare di accomplishment, ma che però credono che ci sia qualcosa nella consapevolezza come proprietà primaria della realtà. Quindi, perché so che se volessero fare questo non troverebbero i soldi da nessun'altra parte per il momento. Fra 10 anni le cose cambieranno, si spera. Allora, quello che faccio, io mi assicuro che questa persona, che il programma di ricerca di questa persona, che può essere da solo, può avere anche dei colleghi e così via, sia sensato e sia allineato con quello che posso capire io, eccetera, eccetera. Va bene. E se la cosa mi sembra che funzioni, do supporto, tutto qua. Quindi non è una cosa così complicata. Generalmente le fondazioni non hanno, chi è a capo della fondazione diventa un comitato messo da che è messo da questa persona, ma io sono i miei soldi, non li ho presi da nessun'altra parte, uso i miei soldi e decido io dove li do. Quindi per me è una cosa molto rapida, non devo chiedere a nessuno, mia moglie fa parte della fondazione, lei si fida di me e quindi io io faccio presto e dico ok, firmo l'assegno e poi seguo personalmente il lavoro. Per esempio con il gruppo di Irvine, UC Irvine, facciamo 2 seminari di 3-4 giorni all'anno, 5-6 persone, cominciamo a invitare della gente da fuori perché i risultati cominciano ad essere interessanti, e quindi stiamo creando una struttura, diciamo, informale. Cosa ne verrà fuori? Magari fra 5-10 anni potrebbe venire fuori un istituto di ricerca della consapevolezza come realtà primaria della fisica. Si vedrà, cioè il discorso è aperto. Grazie mille, gli stimoli sono tantissimi. Scienziata, perché il suo discorso
ho rinvenuto tanti dei miti classici e contemporanei, dal Prometeo a Blade Runner. Veramente quello che lei ci sta raccontando è il rapporto tra spirito e materia, e quando noi avremo un codice, un linguaggio per trasferire la consapevolezza, forse avremo chissà quale generazione di Nexus, non lo so, ecco, lei non sta dicendo questo, però no. La mia domanda è appunto, la scommessa del Prometeo moderno è quello di dare coscienza alle macchine. E se la macchina, per macchina si intende il computer, la risposta che do io è no. Sì, la risposta è no. E dovremmo anche essere contenti che è no. Di fatto la consapevolezza va di pari passo con la libertà. Se noi possiamo creare delle macchine, le chiameremmo macchine, ma sarebbe la parola sbagliata, manipolando la vita. Di fatto il problema etico che abbiamo davanti, soprattutto dopo la scoperta di questo CRISPR-Cas9 che ho menzionato, è che noi potremmo manipolare il genoma umano in maniera incredibile oggi. Non lo potevamo fare fino a 5 anni fa. Quindi il problema etico che abbiamo davanti è enorme, va bene? Il problema è che manipolando il genoma di un animale o di, per non parlare di un uomo, noi creiamo una struttura che ha libero arbitrio, perché quella struttura lì sì è consapevole, perché la consapevolezza è quell'aspetto che è racchiuso da un organismo che ha continuità informatica, di informazione però nel senso quantico, dalle particelle elementari all'organismo, ed ha libertà. Quindi noi possiamo creare macchine che ci sfuggono di mano, perché non sono controllabili come è controllabile un computer. Il computer è controllabile, ha un programma, anche se ha un neural network che impara una certa gamma di cose che gli abbiamo proposto di imparare e basta, non può andare al di là, non può decidere di imparare qualcosa di nuovo per conto suo. E quindi abbiamo delle strutture che sono veramente macchine in confronto a strutture che non sono macchine. Era il discorso che si faceva prima, un organismo vivente non è una macchina, e quello è il problema. Noi l'abbiamo classificato, gli attribuiamo macchina senza capire quello che stiamo facendo. In realtà non è una macchina. Una cellula vivente non è una macchina. Grazie. I racconti poi lasciamo alla fantascienza. Sì. Credo che sia venuto il momento di aprire al pubblico le curiosità, le domande, i commenti. Chiedo un microfono, ecco. Se alzate la mano e dite chi siete, poi potete, ecco, cominciamo da qui. Buonasera. Nei suoi studi sulla consapevolezza è arrivato un momento dove decidere sull'esistenza di un Dio o di un'intelligenza superiore? Che risposta eventualmente ha dato? Scusi, raccogliamo qualche domanda, se non ti dispiace. Poi me la deve ripetere, però. Ok, allora facciamo una domanda alla volta, grazie. È meglio una domanda alla volta, perché la mia memoria dopo... Io sono arrivato dalla California ieri sera, quindi sono anche un po' sfusato, come si dice. Allora, io il problema di Dio, nel senso delle religioni, non me lo sono posto. Va bene. Non me lo sono posto direttamente, naturalmente scaturisce indirettamente come se la natura della realtà è veramente, come dico io, è una natura cognitiva, allora ci colleghiamo agli insegnamenti delle religioni o delle tradizioni spirituali più profonde,
a partire dai Veda, per esempio. I Veda 4.000-5.000 anni fa parlavano di una unità, un uno, che è tutto ciò che esiste, che è consapevole e che conosce se stesso attraverso la materia che crea, che fa da specchio alla propria conoscenza. Già questo è molto vicino al principio fondamentale che io ho adottato. L'ho scoperto dopo, tra l'altro, quindi ci sono arrivato attraverso la mia riflessione. Però voglio dire, l'uno sarebbe Dio. Questo l'uno è tutto ciò che esiste e che è consapevole, va bene, però questo uno ha anche bisogno di l'equivalente di un quantum vacuum, cioè ha bisogno di un inconscio da cui esce questa energia, questa sostanza, che è la sostanza dinamica che crea tutta la realtà, sia la realtà della coscienza che la realtà dei simboli. Quindi il mio modello è un modello dove è come una moneta che ha due facce, una faccia della moneta è la faccia semantica, la faccia del significato, e l'altra faccia è la faccia simbolica. La parte fisica fa parte della parte simbolica, la consapevolezza è la parte del significato. Ecco quindi che la realtà ha due facce che sono irriducibili. Non si può pensare che esista un simbolo senza il significato del simbolo. I fisici descrivono una realtà che è puramente simbolica. Per un fisico che crede nel materialismo, l'universo è pointless, no? Cioè è senza, non ha nessun significato, è semplicemente una creazione di randomness, di casualità. È venuto così, noi... Ce ne sono tanti, tanti universi, noi viviamo nel solo universo o in uno dei pochi universi che hanno uomini. Questa è la spiegazione che dà la scienza oggi, che non è una spiegazione, in realtà è una domanda. Signor Palladini, in America, ma anche in Europa, da qualche anno è diventata molto a più moda una tecnica di meditazione che si chiama mindfulness. Mm-hmm. Si può anche definire awareness, cioè consapevolezza, che si può anche definire attenzione al momento presente. Comunque sono tecniche di meditazione che derivano in parte dal buddismo, che è appunto una religione, anche se è una religione senza Dio. Chiaramente non ha molto a che fare con quello che studia lei, ma ad ogni modo si parla sempre di consapevolezza. Volevo chiedere cosa ne pensa. Beh, diciamo che la meditazione è una tecnica fondamentale per fare introspezione nella propria consapevolezza, nella propria coscienza. Io l'ho usata ovviamente routinely, e tra l'altro di tipi di varietà di meditazione sono enormi, ce ne saranno almeno 100 diverse, quindi questo tipo di meditazione buddista è una delle tante. Poi anche nel buddismo ci sono molte varietà di meditazioni, non solo una. Tra l'altro io ero a Pisa un mese fa con la Dalai Lama in un congresso sulla quello che chiamano Mind Science, che si stanno interessando, c'è un gruppo nell'Università di Pisa che sta interessando di Mind Science, fanno un corso di un master, e c'era il Dalai Lama. Io ho fatto una presentazione in questo simposio, e lì vicino a Pisa, a Pomaia, c'è un centro di meditazione, di retreat buddista, va bene? Ed è la ragione per cui c'era Dalai Lama in visita. Sono qui. Prego. Grazie mille innanzitutto per il suo discorso, anche perché le sue premesse sono le stesse della mia ricerca di dottorato, quindi benissimo. Mi è molto utile. E a tal proposito, lei appunto, direi che il suo discorso forse ha più allietato i filosofi che i fisici e gli ingegneri qui dentro. Di sicuro. Ecco. Allora, volevo chiederle semplicemente come vede il rapporto tra filosofia e scienza, ma soprattutto a livello pratico, tra filosofi oppure cognitivisti e
fisici alla vecchia maniera, insomma. Sì, grazie. Va bene. Beh, per cambiare la scienza bisogna essere filosofi, partire dal punto di vista filosofico. Chi ha cambiato la scienza, guardiamo per esempio Einstein. Einstein non è partito dalla fisica per creare dell'altra fisica, è partito da un foglio bianco e dire vabbè, ma io non capisco la natura della luce, o non capisco la natura della gravitazione, e che modelli potrei avere per spiegare la natura della luce, per esempio, o la natura della forza gravitazionale. E quindi, naturalmente, quando poi uno scrive l'articolo scientifico, l'aspetto filosofico non se ne parla nemmeno, però il punto di partenza è un punto di rottura con quello che è le convenzioni che esistevano prima. Quindi si parte da una intuizione, va bene, intuizione che è contraria a quella che è l'intuizione, diciamo, che è codificata nel quello che si sa, e si parte con l'idea di capire come funzionano cose che non si capiscono. Tra l'altro oggi il fisico non capisce quasi nulla di quello che... cioè se uno chiede a un fisico, ma spiegami che cos'è un fotone? E il fisico non può dire che cos'è il fotone, può semplicemente dire come il fotone si comporta in queste condizioni. Quindi la fisica descrive soltanto relazioni. La matematica descrive soltanto relazioni. La matematica è altrettanto simbolica come il modello del mondo fisico che abbiamo. Peraltro il modello del mondo fisico che abbiamo è ispirato dalla matematica che funziona e che abbiamo capito come funziona e così via. Ma la realtà fisica è di più del modello. La mappa non è il territorio. Noi pensiamo che perché abbiamo definito il qubit, va bene, adesso abbiamo capito come funziona la vita, ma neanche per sogno, la vita va molto al di là del qubit. Il qubit è altrettanto un'imposizione logica che imponiamo a un elettrone. Un elettrone, se usiamo un elettrone, lo spin dell'elettrone come qubit, per esempio, va bene, prendiamo solo una parte di quello che è l'elettrone, perché l'elettrone ha anche una carica, l'elettrone ha anche una massa, l'elettrone ha tutta un'altra varietà di comportamenti che non hanno niente a che fare col qubit. Quindi noi imponiamo alla realtà una nostra, come dire, prendiamo una realtà che è olistica e la facciamo riduzionistica. Quando prendiamo un'equazione, per risolvere un'equazione dobbiamo mettere delle condizioni al contorno, sappiamo tutti, abbiamo le boundary conditions, le condizioni al contorno per risolvere un'equazione. Le condizioni al contorno le mette la natura o le mettiamo noi? Siamo noi che mettiamo le condizioni al contorno e la matematica ci dà la soluzione del problema. Ma le abbiamo imposte noi, abbiamo ridotto noi una realtà olistica a una realtà riduzionistica attraverso le boundary conditions, attraverso prendendo un sistema che è aperto e lo abbiamo chiuso. E non ci rendiamo conto di far questo e confondiamo la mappa con il territorio. Vi state scaldando? È evidente che Federico Pergini è un uomo di frontiera. Apre, non chiude mai. Prego. Grazie. Sono Betta Bruse e provengo da un'esperienza umanistica. Io mi sono innamorata un po' di tempo fa di un libro che si chiamava L'età dell'inconscio, che si chiama L'età dell'inconscio di Eric Campbell, che forse lei conosce sicuramente. Premio Nobel per la medicina. Esattamente. Che ha avuto un discreto successo in Occidente, era un libro impegnativo, ma insomma qui è stato molto letto. Lui si occupava in particolare del processo dei pittori della secessione, in quanto la secessione è stato un momento che metteva insieme medicina, pittura, musica, ed era nel libro lui affronta il tema del processo artistico, come la coscienza e la consapevolezza
diventano immediatamente, si trasformano, si esprimono in simboli, soprattutto all'interno del pensiero artistico. Siccome lei prima parlava di simboli, di simbologie, mi chiedevo quanto nel suo processo lei abbia interagito con il pensiero creativo e con il pensiero artistico, che vanno in due strade diverse ma che si possono anche incrociare. Grazie. Io credo che spesso l'arte ha preceduto addirittura la scienza. Per esempio, se uno guarda il cubismo o l'arte moderna, la può vedere anche in chiave di predizione dell'incomprensibilità del cosmo che è avvenuta con la meccanica quantistica. La meccanica quantistica oggi non capiamo che cosa ci dice veramente, cioè stiamo ancora cercando di dare una interpretazione a quello che ci dice la matematica. Sappiamo che la matematica funziona, ma nessuno ci sa dare una interpretazione di cosa vuol dire la matematica. Che cos'è lo spazio di Hilbert? Uno spazio di vettori con componenti complesse? Ma che cos'è? Esiste o non esiste? Ma se non esiste, come si può fare calcolo quantico che non può essere fatto in questo mondo di tre dimensioni più tempo? Deve essere fatto da qualche altra parte, ma da qualche altra parte, ma dov'è quell'altra parte? Cioè, siamo arrivati a un livello in cui la meccanica quantistica, con tutte le nuove scoperte, è ancora più incomprensibile di quando era quando io studiavo qui all'Università di Padova. E nessuno ci sa dare una spiegazione, una interpretazione. Naturalmente la gente che lavora nella meccanica quantistica sa come usare la matematica, la usa correntemente, però non sanno spiegare che cosa sta succedendo. Quindi ecco che siamo in un mondo dove anche l'aspetto figurativo, va bene, in certo senso ha preceduto anche la psicologia con l'inconscio, eccetera, con Freud e così via. Era tutto un substrato, diciamo, di pensiero che ha influito molto l'arte, e l'arte ha influito, in un certo senso, ha preceduto. Cioè, quello che ho notato è che molte invenzioni, per esempio, avvengono simultaneamente in vari punti del mondo. Quindi vuol dire che quando il momento è giusto, a qualche nella coscienza di qualcuno, va bene, c'è una coscienza universale, diciamo universale, una coscienza dell'umanità, e questi spunti che si vengono a creare a livello di memes, quelli che si chiamano non so neanche la parola italiana, memes, meme, sarebbero i precursori di idee quasi, no? o idee elementari che si combinano in modi diversi. Ecco che nella mente di varie persone queste idee vengono simultaneamente. Quindi è tutto quello che posso dire. Nel mio campo l'ho visto in questi termini. Grazie, direi che prendiamo un'ultima domanda, se c'è. È veramente l'ultima. Grazie per... Salve. Volevo chiedere, se ho capito bene, si può alzare in piedi per piacere? Grazie. La coscienza è una caratteristica intrinseca della materia, allora perché, essendo un computer materiale, non può raggiungere coscienza come noi che alla fine siamo di materia? Sì, perché il bit non è cosciente, mentre il campo quantico degli elettroni è cosciente. Quindi la vita può essere cosciente perché mantiene continuità informatica dal campo quantico delle particelle elementari con continuità fino all'organismo, cosa che non è così nel computer. Il computer prende un bit che è una struttura statistica determinata dall'uomo, non ha niente a che fare con l'ontologia del campo quantico, è semplicemente una struttura definita dall'uomo e che ha, come dire, e che è enforced dall'uomo, perché se uno alza la temperatura del computer, a un certo momento il computer non funziona più perché non ha più i transistori non riconoscono più i livelli e quindi
quindi diventa un caos. Ma noi possiamo perdere coscienza? Come? Possiamo perdere coscienza? Sì, noi possiamo perdere coscienza perché il cervello come struttura fisica si comporta in realtà come una un terminale che collega, se vogliamo, i simboli del mondo esterno con i simboli del mondo interno. Va bene. Quindi, in altre parole, è come una radio: se uno rompe la radio non sente più la musica, ma la musica non è nella radio. Noi siamo sia strutture consapevoli che strutture non consapevoli, perché abbiamo anche degli aspetti meccanici in noi. Cioè, abbiamo, per esempio, quando io ho imparato delle cose, diventano parte del mio subconscio, cioè prendo decisioni senza diventare necessariamente cosciente della decisione che devo prendere. Quindi siamo delle macchine siamo delle strutture, degli organismi che sono sia macchina che non macchina. Quindi non è, cioè l'idea che ci siano macchine, che la separazione sia netta tra macchina e non macchina, anche quella è un'idea che non vale, va bene? Però, per esempio, al bordo di questa idea c'è il computer quantico, che non abbiamo ancora, però avremo fra 10, 15, 20 anni, abbiamo computer quantici oggi equivalenti a computer, diciamo, ai vecchi computer analogici. Non abbiamo ancora il computer quantico digitale, nel senso che a gates quantiche si può fare un programma quantico e così via. Abbiamo soltanto la parte più facile, se vogliamo. E quindi il computer quantico è un qualcosa che sposta la macchina al di là del bordo, diciamo, che ho definito prima la macchina, la sposta un po' al di là, va bene? Però lo stesso non è equivalente a un sistema vivente, neanche un computer quantico. Beh, è un discorso lungo comunque. No? Grazie. Andiamo insieme, dai. Così lo... Benissimo. Chiudo con una parola. Bentornato. Grazie. E grazie a tutti per aver partecipato. Ho visto la coda, ho potuto vedere solamente la coda, e mi sono reso conto di essermi perso qualcosa, come immaginavo, di estremamente affascinante. Quindi un po' vi invidio per essere stato qua oggi di tutta la conferenza e la discussione. Devo dire che alcuni dei temi che ho sentito, il riduzionismo, la visione olistica, la consapevolezza, il cervello, si avvicina molto alle cose che mi appassionano direttamente, ma non è il momento di discutere. Quindi veramente bentornato e grazie a tutti. Yeah.